Salve amici, questo video è stato realizzato su espressa richiesta di mia nipote tredicenne ed è una nozione base per imparare a lavorare a maglia con i ferri, per fare maglioncini, sciarpe, canotte e tanto ancora. Iniziamo. Mettiamo il ferro sotto braccio destro mantenendolo fermo ed il sinistro libero. Ecco la base. Manteniamo nella sinistra un filo libero. Nella destra il filo del gomitolo. Arrotoliamo il filo nell'indice destro, infiliamo nel ferro, avvolgiamo con il filo sinistro ed estraiamo. Esattamente così come si vede in video, anche al rallentatore. Questa è la base a me insegnata dalla bisnonna ed ha 150 anni di storia. Certo, allora i ferri erano di legno, oggi sono di metallo. Questo serve per una base perfetta. Adesso cominciamo con la lavorazione chiamata alla dritta. Con i pollici manteniamo i ferri e maglie ferme. Avvolgiamo il filo del gomitolo ed estraiamo, aiutandoci con gli indici, spingendo le punte dei ferri, esattamente come in video. Adesso facciamo insieme la lavorazione chiamata al rovescio. Il pollice sinistro ferma la maglia in uscita. Arrotoliamo il filo del gomitolo ed estraiamo le punte dei ferri, aiutandoci prima dal pollice sinistro, poi dall'indice destro, esattamente come in video. Aggiungiamo maglie alla dritta. Della maglia uscente o iniziale lavoriamo prima la parte inferiore, poi quella superiore ed estraiamo dal ferro. Adesso aggiungiamo maglie al rovescio. Di una maglia lavoriamo prima la parte inferiore, poi la parte superiore, in estremità. Adesso vediamo insieme come ridurre le maglie. Lavoriamo due maglie insieme. Se vogliamo ridurre più maglie, riprendiamo la maglia ridotta e lavoriamola assieme alla maglia da ridurre. Postura corretta. Seduti su una sedia a schiena dritta. Ed ecco uno spezzone di video come mantenere i fermi e la postura corretta del corpo. Importante è l'uso delle dita. I pollici mantengono le maglie ai ferri, gli indici frenano le ultime maglie in prossimità delle punte e servono per gestire le entrate ed uscite dei ferri alle maglie. Bene, adesso siamo pronti a lavorare a maglia con i ferri. Se ti è piaciuto il video, lascia un like ed iscriviti al canale.